tell me something. Stop me, I'm in the zone. Competition's none in the league of my own. 23esima giornata nel girone C del campionato di Serie B. Un benvenuto da Vito Troilo con la collaborazione tecnica di Michele Falcone. Gara tra Dipinto Panifici Bisceglie e Teramo, diretta da Enrico Dorazio di Vittorio Veneto, provincia di Treviso, e Diego Secchieri di Venezia. Simone Monfiglio nel ruolo di playmaker con la maglia numero 32 fino in fondo. Intanto il pivot Riccardo Antonelli. Il blocco cieco di Bonfiglio. Castelluccia accoppiato con Staffieri, lo attacca girandosi, trova anche il canestro. Non semplice l'interpretazione di questa gara per Bisceglie sotto il profilo tattico, perché di fatto Teramo gioca con quattro piccoli a differenza del team nerazzurro, che ora prende un tiro da tre punti e lo mette a segno con Manuel Diomedi. Il team di casa alto per il blocco, Riccardo Antonelli, ancora Di Emidio col battuto per terra per Riccardo Antonelli, arriva il canestro e il fallo di Andrea Lagioia in ritardo. 19 Bisceglie, 14 Teramo. Non è una bellissima partita ed è un eufemismo. Nolli ci prova dalla distanza. Teramo propone la prima variazione tattica della gara passando a zona e una 3-2 che Bisceglie deve cercare di attaccare subito per togliere il ritmo. Ed è una buona idea trovare in angolo Manuel Diomedi. La palla sotto per Azzaro, che con la mancina sfrutta l'assist di Manuel Diomede, mette a segno il canestro del 28-21. Attacco fermo per Teramo, il consegnato ora da Osmatescu a Nolli, ritrovato Osmatescu che sta veramente dando tantissimi grattacapi alla squadra di casa. Palleggio insistito di Musso, si libera dal blocco e riceve Piccinini, trovato Lagioia che spara da tre punti. Di Emidio nel traffico, bel canestro in esitazione con l'appoggio al vetro per raccontare questa gara della 23esima giornata nel girone C del campionato di Serie B, che comincia per quanto concerne il secondo tempo con la tripla di Manuel Diomedi. Gara difficile per la Dipinto Panifici, lo si sapeva del resto alla vigilia. Da tre Francesco Benetti. Dall'altra parte Edoardo Di Emidio fino in fondo. Ritmo molto lento di questa partita. Benetti col blocco a smarcare di Castelluccia. Azzaro! La tripla di Alessandro Azzaro, un acuto importante. Più 12 Dipinto Panifici, sono 7 i secondi. Da tre Castelluccia! La palla sotto da Castelluccia per Alessandro Azzaro, e ancora zona per Teramo in angolo Francesco Benetti. È un momento difficile sotto il profilo psicologico per Teramo. Bisceglie deve mostrare di essere una formazione di vertice e sfruttarlo. Legge bene la situazione Alessandro Azzaro, i due lunghi di ruolo che ha in organico. Diomede col blocco di Castelluccia. Manuel Diomede sale per il blocco. Alessandro Azzaro ora mette palla per terra. Luca Castelluccia, trovato Azzaro, non lo segue Osmatescu, pagando in maniera carissima questa ingenuità. 61-38 con un'altra tripla di Alessandro Azzaro. Il recupero di Simone Bonfiglio, passaggio sbagliato da Musso fino in fondo in contropiede, ma la montagna da scalare è altissima. 7 minuti ancora da giocare, soprattutto se Bonfiglio attacca il ferro con questa rapidità. E la tripla di Simone Bonfiglio. La Dipinto Panifici batte Teramo con punteggio di 76-56. Matura così la 15esima vittoria stagionale per la formazione bisceliese.